cominciò così. Questa sera di cena a Ello, un pilastro, un mito della musica italiana, Alberto Radius. Non c'è rock senza chitarra elettrica e lei è il chitarrista che ha portato il rock nella canzone italiana. Che cos'è oggi il rock e che cos'è oggi la musica italiana? Beh, la musica italiana è quella che si sente, che a me non piace, però se vendono, se c'è il pieno al Duomo, quindi significa che i ragazzi preferiscono questo tipo di musica. Quando ero piccolo io andava la musica di una volta e tutti quanti dicevano ah no, non mi piace, è sempre la solita storia. Sul palco lei suona i brani della Formula 3 di Lucio Battisti, che ha vissuto per anni appunto qua vicino a Molteno. Che cosa devono imparare i giovani da queste canzoni? Bah, imparare... Uno, la musica o ce l'ha dentro o non ce l'ha, non si impara. Come non si insegna, sia tutti quelli che sono andati a scuola di musica non li vedo molto di successo, mentre magari uno che così a un certo punto viene fuori e fa un botto della Madonna perché ce l'ha dentro la musica. Chi ce l'ha dentro ce l'ha, chi non ce l'ha chi se ne frega. Rispetto ai suoi tempi, secondo lei i giovani fanno ancora gavetta o nascono già pronti? No, devono fare tanta gavetta, anzi, in questo momento non la stanno facendo. Non è che se uno fa una cosa televisiva ha fatto la gavetta. La gavetta significa suonare insieme nelle cantine, in un luogo dove senza dubbio succede qualcosa di positivo. L'idea di invitare Alberto Radius è nata da un nostro compaesano che aveva il desiderio di ascoltare Radius dal vivo e ha gentilmente pensato di fare questo dono a tutta la nostra comunità e infatti poi organizzando, ha chiesto la nostra collaborazione del gruppo sportivo Ellese e abbiamo pensato di proporla durante la festa del Santo Crocifisso, che per tutti noi è un evento molto, molto importante.